Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Il vice segretario del Partito Democratico Lorenzo Guerini a Napoli per una serie di incontri, vedrà anche Antonio Bassolino che ha presentato, come sappiamo, un nuovo ricorso contro le primarie e Valeria Valente, vincitrice della competizione per scegliere il candidato a sindaco e che ha annunciato anche la Valente, ha presentato un ricorso per verificare se realmente ci siano state delle irregolarità. Se si candida in autonomia e quindi in contrapposizione con il suo partito, il PD, Antonio Bassolino lo svelerà presumibilmente domani al Teatro Augusteo di Napoli, dove l'ex governatore ha invitato chi lo ha sostenuto per un'assemblea pubblica. Intanto, questa mattina si è recato nella sede provinciale del Partito Democratico per presentare il suo secondo ricorso contro l'esito delle primarie del 6 marzo, che hanno incoronato Valeria Valente, candidata a sindaco per il centro-sinistra, alle prossime elezioni amministrative. Una vittoria risicata e comunque macchiata dai presunti brogli ripresi dalle telecamere del sito web Fanpage e grazie ai quali Bassolino ha presentato ricorso per chiedere l'annullamento del voto in 6 seggi. Sono andato a presentare il ricorso contro la proclamazione dei risultati elettorali perché sono viziati da serie gravi irregolarità che comportano l'annullamento della proclamazione. E poi dentro il ricorso si contesta anche da parte mia la presenza alla riunione del comitato del segretario del PD napoletano Carpentieri. Sì, che non aveva alcun titolo per partecipare alla riunione, creando una grave commistione tra organi di garanzia e organi politici. Tra l'altro i miei rappresentanti poco prima avevano chiesto di rendere tutto pubblico in diretta streaming. Si era risposto, comprensibilmente, che la riunione non era pubblica, ma con la partecipazione del segretario è diventata semipubblica, diciamo. Bassolino ha poi commentato così la notizia che anche Valeria Valente ha presentato ricorso proprio questa mattina. Ah, vuol dire che ha cambiato linea, mi fa piacere e mi auguro che i suoi rappresentanti nel comitato che deve esaminare il mio ricorso dicono che bisogna farlo con serietà, con il tempo necessario, quindi l'opposto di quello che è stato detto la volta scorsa. E mi auguro che approvino la richiesta che io faccio. Per quello che riguarda il ricorso che ha presentato, è la conferma che evidentemente diverse cose non sono andate. Tutte le 9 cardiochirurgie campane, 5 pubbliche e 4 private accreditate non avevano una sala operatoria libera nella notte tra l'8 e il 9 marzo e Francesca Napolitano, una donna di 42 anni di Bagnoli, in gravissime condizioni ricoverata all'ospedale San Paolo di Napoli per una miocardite con versamento pericardico, è morta dopo un'attesa di 3 ore e il trasferimento alle 6 del mattino all'ospedale Monaldi. Il governatore della Campania, De Luca, chiede spiegazioni. Il precariato ha invaso tutti i settori del lavoro anche perché è stato esercitato con l'individuazione di norme e forme contrattuali non assolutamente utili per il lavoratore. Il precariato che in Italia ha ormai invaso tutti i settori del lavoro continua a non far trapelare fiducia tra sindacati e lavoratori e per questa ragione la CGIL Campania ha tenuto presso la Galleria Umberto I di Napoli un'assemblea pubblica sulla Carta dei diritti universali del lavoro. Fra i presenti artisti e operatori dello spettacolo, tra cui professori del Teatro San Carlo e dell'Accademia degli attori del Teatro Totò, oltre che numerosi lavoratori a rischio pronti a manifestare per i propri diritti. Un'occasione per ribadire come le nuove tipologie di contratti di lavoro non hanno affatto migliorato le condizioni dei precari e di come non si può realmente ripartire se non dalla qualità e dai diritti del lavoro, come dichiara il segretario generale della CGIL intervenuta all'incontro Susanna Camusso. Il significato di una delle assemblee che facciamo dentro la consultazione straordinaria degli iscritti e delle iscritte, perché noi pensiamo che non c'è una prospettiva di sviluppo di questo paese se non si riparte dal fatto che qualità del lavoro e diritti del lavoro sono uno dei fattori dello sviluppo e che una delle ragioni della nostra crisi è esattamente quella di aver precarizzato e continuato ad abbassare diritti e condizioni di lavoro.
Apparteniamo all'Alleanza di Secondigliano e uccidiamo i bambini nelle culle, la frase che alcune delle sei persone arrestate dal GIGO della Guardia di Finanza hanno usato per costringere un liquidatore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di Napoli a firmare una quietanza di pagamento da 12.000 euro per un sinistro stradale. Il GICO del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone ritenute responsabili di aver favorito la latitanza di un pericoloso affiliato alla Camorra, accusato di essere fra gli esecutori dell'omicidio di Pasquale Romano, ucciso per errore a Marinella il 15 ottobre del 2012. Per recuperare il denaro necessario a sostenere la latitanza dell'uomo, hanno anche estorto 12.000 euro a un funzionario del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costretto a liquidare una somma sotto la minaccia di pesanti ritorsioni ai danni dei propri familiari. Apparteniamo all'Alleanza di Secondigliano e uccidiamo i bambini nelle culle. È la frase che alcune delle sei persone arrestate hanno usato per costringere il liquidatore del Fondo di Garanzia a firmare la quietanza di pagamento, soldi usati per favorire appunto la latitanza di Giovanni Vitale, il funzionario pesantemente minacciato dagli indagati che fecero specifici riferimenti alla moglie e ai figli. Fu costretto a firmare il documento. I sei sono accusati di aver dato assistenza a Vitale, detto Gianluca, quando era latitante. L'uomo, ritenuto un elemento di spicco del clan Abete abbinante notturno di Secondigliano, venne arrestato dal GICO il 21 dicembre del 2012, qualche mese dopo l'omicidio di Pasquale Romano, scambiato per Domenico Gargiulo, appartenente al clan di Via Vanella Grassi. Una vera e propria carovana composta da tanta gente per chiedere giustizia per Davide Bifolco, ucciso a 16 anni a Rione Traiano. È stato rinviato al prossimo 16 marzo il processo con rito abbreviato davanti al GUP Ludovica Mancini sulla morte di Davide Bifolco, ucciso a 16 anni la notte tra il 4 e il 5 settembre da un colpo di pistola sparato da un carabiniere mentre il ragazzo, in sella a uno scooter, tentava di eludere un posto di blocco. Oggi è stato ascoltato in aula il consulente balistico nominato dal pubblico ministero. All'esterno, nel piazzale antistante il tribunale, parenti e amici si sono radunati, c'era anche il papà. Non mi sogno di avere la giustizia, però la verità è, sta uscendo fuori man mano che stiamo andando avanti. I ragazzi che stanno qua io li ringrazio tutti perché sono ragazzi che alla fine stanno qua per avere giustizia, perché purtroppo a Napoli, in Italia proprio, tutti questi morti di Stato non ce la facciamo più a questa repressione dello Stato che ci reprime ogni giorno, ci fa morire ogni giorno. Dopo aver ascoltato il perito, il GUP ha rinviato a mercoledì prossimo dunque l'udienza, durante la quale scioglierà la riserva sulla richiesta presentata dalla difesa del carabiniere relativa a un'altra perizia tecnica. Ascoltiamo l'avvocato. L'udienza si è tenuta, ha avuto un esito molto positivo, estremamente positivo. Il consulente ha dovuto rendere conto di alcune situazioni, ma poi alla fine ha ammesso che sostenere che il colpo non è mirato non significa dire accidentale. A un certo punto, pressato un po' dalle domande, ha detto: ma io non ho mai detto che il colpo sia sparato a Bifolco sia o fosse accidentale. Io dico solo che non è mirato. Siamo ad un passo dalla firma del contratto, speriamo la prossima settimana ci sarà il patto per la campagna con il governo nazionale, nel quale sono previsti 150 milioni che si aggiungono ai 20 già stanziati. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, parlando delle Universiadi all'Ira TV. Quella delle Universiadi può essere un'occasione davvero unica, bisogna mettere tutto a posto, tantissimi impianti, e anche questa potrebbe essere una scadenza che crea entusiasmo e mobilitazioni nelle nuove generazioni. Sigarette di contrabbando sequestrate. Oltre 12 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli in due distinte operazioni a Villa Literno e a Casoria. 8 persone sulle 10 complessivamente denunciate sono state arrestate in flagranza di reato. A Villa Literno 6 persone sono state sorprese a scaricare le sigarette nascoste all'interno di grossi contenitori di plastica riportanti all'esterno codici alfanumerici da un auto articolato con targa slovacca. A Casoria le sigarette si trovavano sotto un carico di copertura costituito da tendine da sole per auto che riproducevano un noto marchio per bambini palesemente contraffatto.
Ha tentato il suicidio distendendosi sui binari della Circumvesuviana aspettando l'arrivo del treno. È stato salvato grazie alla prontezza di una donna che ha chiamato la Polizia di Stato e tempestivamente c'è stato l'intervento della pattuglia di agenti. Il fatto è avvenuto in via De Meis tra le fermate di Ponticelli e Vesuvio. Gli agenti hanno salvato il giovane e lo hanno riaffidato ai familiari. Ritorna a Napoli l'evento europeo Unistim Day, giornata di divulgazione della ricerca sulle cellule staminali rivolta interamente agli studenti delle scuole superiori, coinvolti più di 70 tra atenei e centri di ricerca sia italiani che europei, ben 27.000 studenti. L'evento è alla sua 8ª edizione. Il team dell'Università di Napoli Federico II, coordinato tra gli altri da Carla Perrone e Capano, ha accolto 600 studenti campani che hanno partecipato all'Unistim Day nella splendida sala Ciliberto del complesso universitario di Monte Sant'Angelo. Fondamentalmente si parlerà anche di scienza, ma si cerca di parlare di scienza facendoli divertire, quindi ci sarà anche la musica, ci sono stati dei disegnatori che hanno raccontato le cellule staminali con dei fumetti e quindi è un'occasione, diciamo, di apprendimento ma con divertimento. E gli studenti stessi partecipano, sono attori in primo piano perché partecipano facendo dei piccoli sketch, di solito i più riusciti di tutta la giornata. La giornata Unistim è un evento importante per la diffusione e la qualità, un'occasione per l'apprendimento, la scoperta e il confronto nell'ambito della ricerca sulle cellule staminali, un dialogo tra scienziati, tecnici e giovani studenti per rendere la scienza partecipata e far comprendere cosa significa essere scienziati oggi e come la scienza può essere un mezzo di conoscenza e di progresso. Così Umberto Di Porzio dell'Istituto di Genetica CNR. La divulgazione è un aspetto molto importante, specialmente in un paese come il nostro, dove in realtà le informazioni che vengono date dai mass media eccetera sono molto generiche. Se lei vede per esempio un articolo del New York Times sulle cellule staminali, è un articolo molto accurato, molto preciso, con riferimenti molto chiari, mentre invece qui spessissimo sono molto generici, il che permette di dare adito ad una serie di equivoci che molte volte sono anche una specie di truffa. Ospite in studio nel nostro telegiornale Luigi De Simone, buonasera, buonasera dottor De Simone, viandanti in cerca di senso, uno psichiatra si fa suo amico, è il suo ultimo libro, un libro che mette in evidenza il malessere di questa società soprattutto rivolto ai ragazzi. Sì, sicuramente mette in evidenza il riverbero del malessere di una società che per tanti versi è ammalata, sulla psiche e soprattutto sulle persone che sono un pochino più fragili e sono soprattutto i giovani, gli adolescenti che non ancora hanno costruito un io abbastanza forte e quindi più suscettibile di avere queste ripercussioni positive o negative che vengono dall'esterno. Si dà il caso che adesso sono più le negative che le positive. Quanto, diciamo, ha influito il mondo moderno su anche una patologia in netto aumento come la sindrome ansioso-depressiva, soprattutto nei ragazzi? Quanto hanno inciso i social network, Facebook, Twitter? Cioè i ragazzi si sentono parte di un mondo, ma sono parte di un mondo virtuale. Ma indubbiamente, se vogliamo rifarci a un'espressione che diceva il Manzoni, no, tutto è buono per chi è buono, probabilmente nel momento in cui noi ci troviamo ad avere una persona più o meno forte, costruita, con un io abbastanza strutturato, diventa difficile essere attaccati da agenti esterni, che attualmente sono abbastanza patogeni. Questi agenti esterni, soprattutto come dicevo prima, quando influenzano una psiche, una personalità che è ancora fragile, ancora in formazione, sicuramente possono avere degli effetti negativi. Ma secondo lei oggi i ragazzi sono più soli? Sicuramente, sono drammaticamente soli. Cioè nel senso perché anche quando vanno alla ricerca di altri non hanno gli strumenti, non hanno realizzato gli strumenti per intessere una relazione
che diventa vitale soltanto quando è reciproca, quando è gratuita, quando è donante. Quanto è importante la famiglia, una famiglia unita per far crescere sano un ragazzo? Ma la famiglia è veramente, antropologicamente, socialmente, ancora prima che eticamente, la cellula in cui uno è se stesso, altrimenti nasceremo sotto il cavolo. Se nasciamo da una relazione, a nostra volta siamo portatori, dobbiamo ricercare, dobbiamo andare a perseguire delle relazioni. È uno psichiatra, oltre che in questa veste qui ospite nei nostri studi per presentare il suo ultimo libro. Quanto le famiglie cosiddette allargate nuociono poi ai ragazzi? Capisco la domanda abbastanza capziosa che comunque ci introduce in un discorso di grande attualità in cui c'è gran parlare, ma sicuramente se io entro in un dedalo di strade e non ho delle indicazioni, non ho degli indicatori, più facilmente mi perdo. Quando noi non abbiamo dei riferimenti netti, e il riferimento netto sicuramente è una persona che ha deciso di stare con un'altra persona e insieme da questa relazione reciproca, gratuita e donante è sbocciata la vita. È chiaro. Devono essere necessariamente un padre e una madre? Perché si parla adesso tanto della possibilità di adozioni nelle coppie omosessuali. Ma io credo che sicuramente devono essere persone. Glielo chiedo dal punto di vista, diciamo, da professionista. Insomma, sicuramente deve essere un maschio e una femmina, un uomo e una donna, perché se parliamo di, e ho detto più volte, di relazione reciproca, di reciprocità, di complementarietà e quindi di gratuità, sicuramente tra persone che vivono ci può stare una tenera amicizia, ci può stare anche la possibilità di, ma viene decisamente a cadere quello che è alla base dal punto di vista antropologico e sociale di quello che è una relazione che porta alla vita e che porta a un figlio. Siamo in conclusione, questo libro edito da Guida, a lei perché ha deciso di scrivere questo libro e a chi si rivolge con questo libro? Ma questo libro è la naturale conseguenza di un altro che l'ha preceduto 10 anni fa, in cui si lasciava un ragazzo su di una panchina in senso metaforico, in cui una persona più anziana apriva il suo zaino e dava le sue esperienze. Chiaramente uno di noi che lavora quotidianamente con questi problemi si rende conto quanto questi ragazzi soprattutto hanno necessità di prendere da questo zaino e di avere dei riferimenti. Tant'è vero, l'inizio del libro è una storiella che è stata postata da un ragazzo su un social network. Noi la ringraziamo per essere stato qui e per essere stato qui con noi nel nostro telegiornale. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Consigliamo a tutti la lettura di questo libro, Viandanti in cerca di senso, uno psichiatra si fa tuo amico. Grazie, buonasera. Buonasera. Musica classica, jazz, pop si mescoleranno animando il cartellone della prima edizione della rassegna Music Colors Classica Jazz Pop presentata dalla Daybreak Music con suoni e scene e Alpha Music per i concerti di jazz che dal 14 al 25 aprile sarà protagonista al Teatro delle Palme. 10 gli eventi di respiro nazionale e internazionale, così uno degli organizzatori della manifestazione, Luigi Taglioni. Siamo emozionati perché inizierà un nuovo cammino, un cammino divertentissimo, bellissimo, a volte forse difficile, perché noi uniamo tre tipi di musica, la classica, il jazz e la leggera, nella speranza di portare a teatro più gente possibile, non tanto per l'affluenza a teatro quanto per far conoscere la musica a tutti. Un'innovativa manifestazione, ha spiegato il direttore artistico del Teatro delle Palme, Bruno Tabacchini. Il Teatro delle Palme si apre alla musica in questa bellissima stagione che si sta presentando, è una primavera musicale a tutti gli effetti. Con Music Colors apriamo al jazz, apriamo alla classica e al pop di qualità, insomma ci sono grandi nomi in collaborazione con
due personalità del mondo della musica, quali sono Luigi Taglioni e Dino Piretti. Stiamo lavorando per fare cose molto belle, di cui magari vi parleranno loro nello specifico. Noi siamo solamente la parte organizzativa e ospitiamo questa manifestazione con grande, grandissimo orgoglio. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.